dei tornei ufficiali, non preoccupatevi. In tutto ciò, voi... Allora, dunque, speriamo di sì, perché sento un po' il mio panino che inizia a fare il suo effetto digestivo e sto veramente prendendomi sonno. Fortuna che Palutena a me il sonno proprio non me lo stimola, anzi, è un coso di Starbucks fortissimo. E mamma mia, è morta! No. Non è ancora morta, ma... Cazzo! Clippatela, sì, che Angel qua. Mi dispiace per Tiger che in neanche 15 secondi si è preso tutte le cose che poteva prendersi, ma questa è una clip bella e buona. Questa sta... No, ma poi pesa. Best Rob Plays bla bla bla. Sì, Dragon sì. Madonna, quanto se la sta sentendo. Però ha recuperato. Madonna, sì, però, Tiger prendi. È spaventato nero. Oh, finalmente inizia a fare un po' di danno lui, però si allontana da Angel, se ne sbatte proprio. E allora, giustamente direi, perché effettivamente si è guadagnato quel solito vantaggio per cui vale la pena correre all'inizio per poi giocartela proprio con tutta calma nel resto del game. Effettivamente lancia a caso il gyro sbagliato. Vabbè, ma tanto. Però cioè, no. Tiger era la parte opposta del campo, non poteva prendere neanche per finta. Non poteva punirlo neanche per finta. Si mamma butta. Mia, Dead Angel vede quattro avversari in questo momento. Ma no, era un bait. Questo è stato assurdo comunque. Tiger, aspetta un attimo per riscendere. Ha anche Tiger. Si sta, secondo me, pentendo. Io non gliel'avrei fatto riscegliere il personaggio, l'avrei fatto giocare con Bowser Jr. la partita prima. Se sei stronzo ne paghi le conseguenze. Invece Tiger è effettivamente Tiger vuole giocatore. Rendere i bumper focaccia, ma devi stare attento perché Palutena con i due frame se li becca e come? L'ala fair, no, non gli piaceva. Secondo me avrebbe fatto una kill. Non lo so, probabilmente non ci arrivava. Palutena in orizzontale non si muove benissimo. Ok, non mi sembra nemmeno che utilizzi particolarmente bene il counter. Secondo me se l'è scordato come si usa Palutena. Perché, cioè, nel senso, posso capire che Rob la metta in difficoltà. Vuoi la mia? Ma il matchup non vuoi è la mia? Parte sua. Lo matchup lo vince Rob. E anche... No, aspetta. Sì. Sì. No. Dammi retta sto matchup, lo vincerò. Bro, finché non è il 2PG ogni personaggio vince il matchup. Poi quando è conta contro il 2PG lo vince sempre l'avversario. È così che funziona. Ok, grazie per questo insight. Mamma, però io ero serio, cioè nel senso... Sto matchup più va avanti e più i Rob main trovano le punish idiote pazze di Cristo, perché hanno un oggetto, quindi possono fare quello stronzate. Mentre Palutena rimane là, anzi la nerfano. Però Tiger finora secondo me non ha sfruttato particolarmente bene né i proiettili né il counter del suo PG, che sarebbe dovuto essere fondamentale. Castra una Bear e evita altri stock in questa maniera. Vediamo se riuscirà addirittura magari a prendere un'altra stock o altre due. E la becca così. 1-0 da parte di Dede. Poi la mia e quello che ho fatto io contro Gandix, anche se poi ho perso lo stesso. Perdi game 1 malissimo col PG che pensavi che ti avrebbe aiutato. Dici vaffancuore, gioco il mio personaggio serio, il mio main, perché tanto non ha pagato. Quello che pensavo che avrebbe dovuto funzionare non ha funzionato. Esatto. Cioè vale la pena tentare qualcos'altro. A questo punto prendi un cazzo di contadino con la zappa che dà testate sul controller e ammazza. Cioè nel senso, capito? Parli, come parli di Steve? No. Cioè oddio. Tecnicamente se Tiger avesse uno Steve io direi usa Steve. No, vabbè, scherzi a parte comunque. Penso sinceramente che ci sia... Cioè, che se fossi in Tiger andrei col PG che va di ignoranza. Perché tanto ho visto che Dead Angel non me vuole rispetta mai. Allora dico, va bene. Allora vediamo se rispetti la mia spada di fuoco che ammazza al 6%. Dove giocano? Su Smashville? E a seconda dello stage Down potremmo... Guarda, You're potremmo welcome. Vederlo. Isaac 2000... Ci dice you're welcome. Oh, eccolo il nostro Roy. Cambiamo, andiamo alla transizione sul game. Non è che prima abbiamo costato il game su... No, l'ho cambiato io dopo. Okay. Mi è venuto il dubbio. E infatti prende Roy, bravissimo qua Tiger. Approvo pienamente potenziale game che lo butta fuori dal torneo. Quindi tanto vale rischiare tutto e per tutto col personaggio con cui hai deciso di investire tempo e fare cose, no? Con questo nuovo main che vuoi effettivamente testare. Sì. Cioè nel peggiore dei casi dici... Oh, rischioso. Però guardate la partita quanto è più frizzante, ragazzi. Sì. C'è niente da fare. Oddio, bella air dodge, madonna santa. È stato un po' lento qua dentro. Però. Buona di aria.
purtroppo qua il matchup è quello che è, nel senso questo lo sapevamo. Però in realtà se riuscisse tipo ad atterrare Tiger. Ma infatti il problema e niente. Il problema secondo me dei Tiger è che si espone un sacco quando attacca. Cioè gioca bene quando c'è. Fatica. Oh bravo, qua si riprende. Però basta molto poco. Basta veramente tanto poco. Però giustamente. Oh infatti cazzarola. Basta pochissimo a questo personaggio. Molto, niente gli molto basta. Bravo qua. E però ricomincia la situazione di neutral che non è mai mai favorevole per lui. Vediamo un po'. Entra il jab da parte sbagliata tra l'altro. Oh oh madonna santa, quel gyro poteva potenzialmente essere una situazione tremenda qua per Tiger, che finiva dritto tra le braccia di Dead Angel, che per fortuna non ha capitalizzato. E invece di Tiger. Sì, e mi è piaciuto anche che Tiger comunque è rimasto tipo spissato perfettamente per non entrare in contatto col gyro là. Perché giustamente basta pochissimo. Neutral B-Random però molto bravo qui. Sta Side B non uccide. Sì, ma adesso deve. Bravo, bravo, bravo parecchio. Bravo parecchio. Sta molto mix up nei punti dove va. E Dead Angel non se l'aspetta ste cose. La jab ha colpito da dietro. Quella era una F smash free. Che avrebbe ucciso. Sì, ma. Era 70. È sempre imprendibile. Chi era? Eh sì, ha fatto un po' cagare. Di ahi della speranza infranta. Perché l'ha fatto proprio. È sceso di sotto. Non ho capito. Provato il reset con Falling Up Air. La Nair che colpisce da dietro. E poi Falling Up Air Jab. Mamma mia, quante botte che gli staranno. 54% già. Robo c'ha un momentum tutto suo. 127 qua. Prova a non farsi prendere Tiger. Qua se la sta vedendo molto male Dead Angel, che non riesce. No, non riesce. Whiff completamente la grab Dead Angel, perché Rob c'ha una grab di merda. E poi madonna bello. Santa, ho sentito gli schiaffi in faccia da qua. Pop off di Dead Angel. Letteralmente Dead Angel quando perde fa la da un B di Donkey Kong sulla sua faccia. Quanto è bello che pop off fa lui al posto dell'avversario. Porco Dio. Ma ho detto li porto io. Ho certo detto. Certo. Scusa. Ma in realtà ho sentito dire la stessa cosa. In realtà le bestemmie sono fattibili on stream, così come i rutti. Quello che non si può dire sulla stream te lo dico. Le parole proibite sono quelle con la lettera A, quelle con la lettera A, quelle con la lettera N, quelle con la lettera F. E beh, comunque è un bel nerf per l'alfabeto, quindi ci fermiamo qua, perché già non poter dire tutte quelle parole è un po'. Anche nerf, tra l'altro, è una parola con la N. Quindi, dopo aver detto che li porto io, tanto c'è poco da dire, stanno adesso in realtà ho detto scegliendo gli stage. Che questo è il porto di Dio, questo posto dove noi ci troviamo. È il porto di Dio, certo, sì. È dove tutte le anime vengono a farsi benedire da Dead Angel. Giustamente è che per... tiene fede al nome. No, è certo, non è... c'è un motivo se ha il nome dell'angelo caduto. È proprio andata come volevamo, insomma. Io ero completamente non in me. Vi chiedo ancora una volta scusa per quanto sono imbecille. Questa, e poi, ragazzi, la partita. Questa è combattuta, questa mega Sansacco. E sono anche contento che ci ho azzeccato con la mia predizione che Roy sarebbe andato molto meglio di Paluten. Effettivamente è vero. E adesso su Smashville non capisco perché. Infatti, Dead Angel, onesto, non lo so. Perché dovrebbe. Oh. Ah, vuole provare le sue minchiate. Ma forse è un po' prestino. Cioè, sì, ci sta che il tuo PG abbia le minchiate. Ok, però fai può, tipo. Non puoi passare il game su quello. Allora, esatto. Zero ha fatto back to side B. Oh, merda, però. Questa è molto bella. Oh, gyro al volo. Però è cascato dritto tra le braccia della tilt. Ottimo side B reversato per mix appare. E adesso, ottimo bear. Manna in tech. Qua Tiger un pochettino impaziente sul tech chase. Bella. Qui però il Nair Dead Angel qua ha un minimo. No, in realtà lo stage control mi sembra che ce l'abbia Tiger, anche se ha più danno. Il punto è che ha poco momentum, ma più che. Cioè, nel senso, lo stage control su sto stage è estremamente altalenante perché è piccolissimo. Quindi come ti devi fare un pochettino di lato, come ti devi scansare, ecco che improvvisamente hai perso tutto lo stage e sei al ledge. In questo senso è uno stage molto volatile. Quindi oddio, secondo me. Oddio, è morto. Preso, giustamente. Fa la prima kill così Dead Angel, lancia il gyro, e lancia un urlo terrificante eroico come sempre quando muore off the top. Non
so se l'hai mai sentito l'urlo che fa Roy. Eh no, ce l'ho presente solo quello di Pitbull. È letteralmente scimmiesco. Che frega la mecca, Dio buono, che cacchio è quello? Incredibile qua. Continua a fare il danno qua, eh. Il Tiger deve un po' sbrigarsi a tirare un back air a casa. Ma guarda, nel senso, per quanto mi riguarda, fino a che sopravvivi su sto stage, puoi benissimo prendere una stocca a caso all'avversario, anche se eri in svantaggio fino a 30 secondi prima. Jab che, non so se l'hai visto, lui ha tirato jab. Oddio, l'ha provato. Ha preso danno dal gyro e ha preso il gyro. Sì, no, non lo so, con gli oggetti succedono interazioni a caso. Perché per quanto Sakurai se possa sforzare... Oddio, finalmente, questo back air. Per quanto Sakurai se possa sforzare di dire che questo per lui è un party game, è palese che gli oggetti non l'hanno con... Chi se ne frega. Sì, effettivamente su Brawl erano utilizzati. Oh! Back air. Qua si cade, Tiger saltella, ma giustamente... ma fa bene a saltellare perché deve mantenersi pericoloso. Ottimo, fa sbagliare completamente lo spacing di quella Nair che diventa unsafe. E adesso ha l'oggetto in mano, il gyro è lì, e la smetterà! E non basterà. Non kill, è debolissimo. Fa cagare, pensavo fosse molto più forte. Qua viene grabbato, down. No. Ci si muta il microfono a caso, raga, purtroppo ce l'abbiamo. Sto microfono che ti prema la portata è quello sbagliato. Oddio, la sai B. Aftro, cioè, vabbè, aftro sì sull'oggetto però. Madonna, ricoveri che non snappalleggia apposta. Geniale, e poi la kill. Eccolo, il forward. E adesso manca solo una stock qua a Tiger per fare l'upset. Ricordiamo che chi perderà questa partita non finirà in top 8, ragazzi. Raga, io ve l'ho detto un attimo fa, su sto stage se non muori è bruttissimo. Cioè, nel senso, le stock le perdi a cazzo. Eh sì. È letteralmente WarioWare. WarioWare, effettivamente. Smashville è in realtà uno degli stage che preferisco di più, però le infamate si fanno molto in fretta. The Danger comunque ha recuperato un pochettino la calma, adesso deve trovare la kill rapidamente, poi magari fare una delle sue minchiate col side che conosciamo. Ok, Beck era a caso, Gyro ancora più a caso, una grab. Cioè, gli hanno un sacco la kill qua. Fare una grab, però forse un po' greedy nel cercarla. Di nuovo recupero alto, torna a ledge. Ed è finita! E Tiger upset a Dead Angel, distruggendo completamente ogni suo. Ha una chance perché si è appena giudicato una appunto un'ultima possibilità contro Drapion per fare top 8.